Seconda causa di morte nella donna dopo le malattie cardiovascolari, di tumore al seno non solo si guarisce, ma nel tempo, pur rimanendo invariati i casi diagnosticati, diminuisce la mortalità. Lo dicono i numeri illustrati questa mattina a Palazzo Civico alla presentazione dell'iniziativa del Mese Rosa per la prevenzione dei tumori al seno. Grazie all'anticipazione diagnostica operata dagli screening e grazie ai progressi nella terapia, si riesce a guarire, intendendo le persone che hanno avuto la diagnosi di questa malattia, arrivano ad avere la stessa attesa di vita delle persone che non hanno avuto questa diagnosi. In questo senso, appunto, questi progressi, sia di screening sia di terapie, riescono a allungare, diciamo, la vita. La cura del tumore della mammella, effettuata presso strutture dedicate, si traduce in una maggiore possibilità di sopravvivenza nell'ordine del 15-20%. Di questo si occupa la Breast Unit, con 329 casi presi in esame nel corso del 2015. La Breast Unit è il luogo dove si cura il tumore della mammella, in tutti i suoi aspetti, cioè si va dalla consulenza genetica praticamente fino a tutte le fasi della malattia devono essere comprese e prese tutti gli specialisti. Questo perché? Perché praticamente si sa che nella Breast, cioè curare con persone dedicate, specialisti dedicati a quella patologia, questo aumenta le possibilità di guarigione, perché le terapie sono più appropriate, vengono seguite le linee guida in maniera più fedele e quindi di conseguenza si ha un beneficio di sopravvivenza delle pazienti. Fulcro dell'attività preventiva è lo screening mammografico, che alla Spezia riguarda le donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni, mentre nel resto della regione si va dai 50 anni in su. Tutte le donne che fanno parte delle fasce di età per lo screening ricevono oggi una lettera. Ultimamente abbiamo sentito che le donne che non appartengono alla fascia di età per lo screening non trovano posto per fare la mammografia. È una notizia abbastanza infondata, perché basta accedere adesso al medico di famiglia, cioè che per prescrivere per le donne che hanno meno di 45 anni o più di 70 anni. In questo caso i tempi di attesa quali sono? Volevo poter dire, allora quei tempi lì sono immediati, cioè io penso che prima della fine dell'anno li facciamo. Naturalmente quelli che hanno qualche problema, un sintomo, hanno un accesso diretto. In soli 2 anni, è stato detto, sono state abbattute le liste di attesa, e se solo 10 anni fa 80 donne malate sfuggivano al setaccio della sanità locale, oggi si può affermare che l'intera popolazione femminile sia sotto controllo, comprese diverse cittadine extracomunitarie che in condizione di disagio si rivolgono alle strutture di volontariato, come il centro vita di Rosanna Stretti, moglie del fondatore, lo scomparso dottor Tonelli. La prevenzione è fondamentale, ha concluso l'assessore Saccone, annunciando che per tutto il mese di ottobre anche la facciata di Palazzo Civico si colorerà di rosa. Abbiamo una convinzione sbagliata, quella di pensare che nessuno si occupa di noi, che tanto la prevenzione non serve a nulla, assolutamente no. Oggi il meccanismo funziona molto bene, quindi il messaggio è quello di rivolgervi al vostro medico di famiglia, il quale vi può indirizzare immediatamente. Se avete invece più di 45 anni, sicuramente la prevenzione è già partita attraverso delle lettere che avrete ricevuto. Quindi la prevenzione è importante, può salvare la vita.